Ciao a tutti, sono Marco Bardi. Questo è il sesto video della serie dedicata alla pesca in apnea. In questo nuovo video voglio parlarvi di come allenare il recupero. Che cos'è il recupero? Il recupero è quella fase che passa dal momento di fatica al momento in cui ritorniamo con il nostro organismo a livelli normali. Naturalmente questo ci può essere molto utile, come abbiamo visto, per migliorare le nostre capacità di apnea. Perché se si parte con la respirazione prima di una nuova apnea, che il nostro organismo è a livelli normali, sicuramente riusciamo ad ottimizzare meglio l'apnea. Ma è molto utile anche a livello di sicurezza, perché se partiamo per un'apnea con un battito accelerato, con un accumulo di acido lattico o di altre sostanze di rifiuto, il nostro organismo lavora peggio sott'acqua. Quindi questa capacità di recupero ci serve soprattutto per queste due situazioni: migliorare l'apnea, migliorare la nostra prestazione e anche di conseguenza la sicurezza. Come si allena il recupero? Normalmente il recupero si allena con degli esercizi che sono di intensità alternati a dei recuperi appunto brevi. Quindi, per farvi degli esempi, può andare bene la corsa sia a piedi che in bicicletta, dove si fanno degli scatti e anche dei recuperi subito dopo gli scatti, ma sempre in leggero movimento. Quindi, per farvi un esempio ancora più chiaro, magari può essere 2 minuti di scatti con 2 minuti di recupero lento. Non ci si ferma, si recupera sempre in leggerissimo movimento. In piscina, per esempio, un esercizio molto ideale è quello di fare un'apnea dinamica di 25 metri con un recupero sempre di 25 metri, ma in superficie respirando. Per cui se quei 25 metri li facciamo in 30 secondi, recuperiamo sempre in 30 secondi rientrando e così via, ma l'esercizio deve essere lungo, non può essere breve, non si può fare 10 volte e fine, bisogna farlo per minimo un 30-40 minuti, minimo, se si fa un'ora e mezzo ovviamente è meglio. Questo cosa consente? Consente per il 70% di allenare appunto questa capacità di recupero. Per un 20% di migliorare tutta la nostra prestazione atletica in generale, perché l'organismo funziona meglio, e per un circa 10% potenziare anche la durata dell'apnea. Non è un lavoro proprio per la durata dell'apnea, ma è un lavoro più globale, che nella pesca in apnea serve tantissimo. E a questo punto la cosa che ci manca in seguito, che vedremo nel prossimo video, sarà l'adattamento all'apnea, che è un altro argomento completamente diverso di cui vi parlerò appunto nel prossimo video. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi della visione e ricordarvi che tutti i video che arriveranno e che sono già stati pubblicati li potete trovare tutti sul mio canale YouTube, dove ci sarà una playlist specifica che si chiama A scuola di pesca in apnea, dove saranno raccolti tutti questi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti, condividete questi video con i vostri amici e se volete continuate a seguirmi anche sulla mia pagina ufficiale Facebook, dove troverete tantissime altre informazioni. Di nuovo grazie e alla prossima. Ciao!